forse l'avvocato celebre, mi pare, o no? Ci sono interventi? Mi pare di percepire che non ci siano altre richieste di domande. Presidente, vediamo se ci sono altre domande. Pubblico due ministero. Domande sintetiche, mi rendo conto dell'orario, che mi autorizza a restare seduto. Prego. Lei ha fatto riferimento al consulente del Ministero che lavorava presso la DIA, dottor Arlacchi. Sì. Ci può riferire quali erano in quel periodo i suoi rapporti con il dottor Arlacchi? Ottimi rapporti di collaborazione, di amicizia. Che tipo di collaborazione se aveva? Il professor Arlacchi, e io questo l'ho detto in più sede, mi pare, ma sicuramente anche nel verbale che è stato acquisito oggi, signor Pubblico Ministero, in particolare aveva il compito di avviare anche gli uffici con la sua consulenza le modalità di svolgere le analisi, proprio perché era un competente di questa materia, ma in particolare l'oggetto della consulenza, cerchiamo di dire questo. Non lo so, l'oggetto della consulenza ce l'aveva col ministro, quindi basta prendere il decreto, ma in particolare di collaborare nella stesura del rapporto annuale contro la criminalità organizzata che la DIA faceva. Quindi l'occasione di collaborazione era legata al rapporto, a questo rapporto annuale. Era sicuramente annuale. Legata al rapporto, ma il professor Arlacchi collaborava anche con gli analisti, diciamo un po' come docente. Lo dico in inglese, training on job. Lei personalmente, nella qualità di vice direttore e poi di direttore della DIA, ha avuto modo di affrontare, di confrontarsi con il professore Arlacchi sui temi che abbiamo analizzato stamattina? Mi riferisco in particolare all'analisi strategica delle ragioni e delle prospettive delle stragi del 92-93. Lei personalmente in qualità di vice direttore o direttore? Sicuramente sì, dottore, perché il professor Arlacchi tra l'altro aveva un ufficio nella sede stessa della DIA, in una delle sedi della DIA, allora non c'era una sede unica, c'erano delle sedi distaccate sul territorio di Roma, perché era nella fase iniziale, e quindi sicuramente avrò avuto delle conversazioni con lui. E queste vostre occasioni di consultazione e di confronto risalgono ai tempi 92-93? Certamente sì. Senta, lei ha conoscenza delle dichiarazioni che il professor Arlacchi ha reso innanzi ad altre autorità giudiziarie, mi riferisco in particolare alla Procura della Repubblica di Caltanissetta? Sicuramente sì, perché sono stato sentito dalla Procura di Caltanissetta, mi sono state anche, sono stato informato dai magistrati di queste dichiarazioni, ho anche risposto che sicuramente ho parlato con il professor Arlacchi di argomenti vari, ma che quelle che venivano così riferite dal professor Arlacchi erano valutazioni più del professor Arlacchi, non coincidenti con i miei ricordi. Anche per una piena comprensione della Corte, io prima di farle due domande leggo due passaggi del verbale delle dichiarazioni rese al professor Arlacchi che sono integralmente riportate nel verbale di sommarie informazioni del prefetto De Gennaro del 15 dicembre 2010 che ha gli atti di questo procedimento. In quell'occasione le furono lette integralmente le dichiarazioni del professor Arlacchi, io gliene leggo solo due passaggi e su ciascuno di questi due passaggi le volevo fare una domanda di approfondimento. Pagina 10. Il PM di Caltanissetta dice: ha tra l'altro riferito il dottor Arlacchi al nostro ufficio, due punti, aperte virgolette. Dopo le stragi del 93 si consolidò presso i vertici della DIA l'idea che le stragi avevano una valenza politica precisa e cioè erano finalizzate a costringere lo Stato a venire a patti a instaurare una trattativa. Sul punto, è sempre Arlacchi che parla, formulammo insieme a De Gennaro delle ipotesi, ritenendo che il gruppo andreottiano, tramite i suoi referenti di cui ho detto, e cioè il gruppo Contrada, fosse uno dei terminali della trattativa. Allora la mia domanda è la sua risposta è implicita in quello che ha detto stamattina, però vorrei che emergesse. Lei ha effettivamente avuto conversazioni di questo tenore, con questo contenuto con Arlacchi, parlando cioè di trattativa e di referenti e terminali di questa trattativa? No, io questo l'ho già detto, nel senso e nell'interpretazione che ho spiegato oggi, consigliere, cioè di un attacco della mafia alle istituzioni per disorientare l'opinione pubblica e costringere poi le istituzioni a recedere da una fermezza di applicazione di norme e provvedimenti e di rigore nei confronti di questa applicazione. Quindi nella poi ho detto anche che evidentemente il professor Arlacchi ha un po' interpretato in senso estensivo con sue valutazioni. Quindi nella parte in cui le dichiarazioni di Arlacchi risultano molto specifiche... Non è che le sto dicendo che sono un po' interpretazioni del professor Arlacchi, un po' più specifiche. Sì, però io dico nella parte in cui le dichiarazioni di Arlacchi sono molto più specifiche, in particolare quando lui parla di ipotesi formulate insieme a lei, prefetto De Gennaro, a proposito del gruppo andreottiano che costituiva uno dei terminali della trattativa in corso. Non è questa obiettivamente, come presupposto della domanda che sto per fare, non è una valutazione, ma è un'ipotesi che Arlacchi dice di aver formulato con lei, molto specifica, su una trattativa in corso. Può darsi che l'abbia formulata con me, ma non risulta certamente dagli atti del mio ufficio. Io per questo chiedo a lei se ricorda di aver formulato... Ho detto che erano le interpretazioni del professor Arlacchi, può darsi che queste siano state le sue valutazioni, di questo lui abbia parlato, peraltro il professor Arlacchi in tutta la sua deposizione dà un po' un taglio più politico che di, diciamo,
investigazioni criminali. Però ai fini della chiarezza su questo punto, io le faccio la domanda specifica, perché altrimenti tra valutazioni e interpretazioni rischiamo di non comprenderci appieno. Lei con Arlacchi ha formulato delle ipotesi su una trattativa in corso i cui referenti politici fossero gli andreottiani? Ho risposto di no, se non nei termini e nel senso di cui ho spiegato. Quindi, stamattina, infatti, scusi, con riferimento, prego, no, perché vorrei che fosse chiaro, signor Presidente, con riferimento all'uso dell'espressione tacita trattativa, che era naturalmente in una fase in cui c'era un'aggressione da parte delle organizzazioni criminali contro le istituzioni, e nel senso di induzione delle istituzioni alla resa. Quindi a questo punto poi valutazioni e interpretazioni sono conseguenti, ma questo è il senso su cui io ho ribadito. Non è il momento di valutazioni, ma ritengo, anche a fine di eventuali richieste istruttorie formulate alla Corte, che è quantomeno smentita la dichiarazione di Arlacchi nella parte in cui si parla di ipotesi formulate con lei di una trattativa. Per la verità, la pubblico ministero, non mi pare che sia stata smentita in questi termini, è stata data un'interpretazione, una spiegazione dei termini passaggio in cui è avvenuto questo colloquio, che mi pare che non sia stato negato. Nel passaggio successivo. Ma c'è stata nota di più di uno, e naturalmente poi non erano atti formali, signor Presidente, vorrei che questo fosse chiaro. In una conversazione si possono dire anche cose che non sono atti formali, e quindi valutazioni un po' più in libertà. Nel passaggio successivo delle dichiarazioni di Arlacchi, il professor Arlacchi dice questo: quando nell'intervista, era un'intervista sulla scorta della quale era stato chiamato a Caltanissetta, faccio riferimento per le trattative allora in corso al ROS, intendo riferirmi al colonnello Mori, punto e virgola. Sospettavamo, questo è il capoverso immediatamente successivo alle ipotesi che formulavamo di Arlacchi insieme a De Gennaro, sospettavamo infatti che vi fosse in atto un'azione di depotenziamento delle indagini della Procura di Palermo, anche tramite contatti con appartenenti a Cosa Nostra, che convincevano l'associazione della possibilità di uscire in qualche modo indenne dalla fase delle indagini compiuta dal CUL di Palermo. Allora la mia domanda, posto che c'è una prima persona plurale ancora una volta ripetuta, è: tra le ipotesi formulate da lei al professor Arlacchi c'era anche questa sull'attività del ROS e sull'azione di depotenziamento delle indagini della Procura di Palermo tramite contatti con appartenenti a Cosa Nostra? No. Per mia memoria, no. Né io ne ho mai parlato, né io ne ho mai sentito. Quindi lei con Arlacchi di ROS e depotenziamento non ne ha parlato, a differenza di quello che dice Arlacchi. Giusto. Un'ultima... Scusi, lei mi sta chiedendo di fatti che risalgono a 24 anni fa e di conversazioni in libertà. Sto soltanto cercando di capire se c'è il mio ricordo di non aver parlato di queste cose. Sto solo cercando di capire se c'è un presupposto di contrasto. Mi chiede a distanza di 24 anni, io ho detto che erano conversazioni informali e anche abbastanza frequenti. Terza e ultima domanda sempre su questo punto. In occasione delle sue interlocuzioni e dei suoi confronti con il professore Arlacchi, avete mai affrontato argomenti che direttamente o indirettamente riguardassero la persona di Dell'Utri? Può darsi, io ho già fatto ammenda di aver avuto cattivi ricordi su qualche cosa in una fase in cui sono già stato sentito, perché naturalmente poi ho approfondito in ragione anche di questo difetto di memoria che non potevo avere se non rinfrescandomi dati e documenti. E non ricordavo, per esempio, ho chiesto scusa pubblicamente di fronte alla Corte d'Assise e alla Procura di Caltanissetta, perché quando fui sentito in sede di esame istruttorio non ricordavo che il mio ufficio avesse svolto indagini su Dell'Utri, mentre invece poi ho verificato che in effetti erano state date una serie di deleghe di indagini anche al mio ufficio, ma ripeto, non essendo ufficiale polizia giudiziaria, non avendo io espletato direttamente le indagini, ma avendo avuto sempre comunque cognizione del relato, la memoria poteva ingannare. Quindi, siccome ho fatto questa correzione anche di fronte alla Corte d'Assise di Caltanissetta, ritengo doveroso farlo anche qua, perché probabilmente è verosimile che abbia fatto lo stesso errore in fase di udienza preliminare, quindi è verosimile che anche si sia parlato della figura di Dell'Utri, però io ho più riferimento al fratello Alberto, su cui, se non ricordo male, furono fatte delle indagini anche dalla Criminal Pol, ma sono ricordi talmente lontani, dottore, che non sono in grado adesso di dire. Allora, cerco di farla in maniera più specifica, anche per stimolare un minimo eventualmente la sua memoria, e poi le leggerò eventualmente un passaggio. Sì. Nel 92-93, biennio a cui risalgono queste conversazioni con Arlacchi, lei in qualità di direttore della DIA aveva avuto cognizione qualificata... 92-93 non ero direttore. Vice direttore della DIA. Aveva avuto cognizione di contatti di Marcello Dell'Utri con esponenti di Cosa Nostra? Ho ripetuto che in quel periodo sono state delegate anche al mio ufficio delle indagini. Parlo di non ero l'ufficiale polizia giudiziaria, non sono in condizione di ricordare quali siano stati gli esiti di queste indagini. Allora, sempre su questo punto, un altro passaggio del verbale del professore Arlacchi.
a ulteriore dimostrazione che la prima plurale fa sempre riferimento a discorsi affrontati con il prefetto De Gennaro, ultimo passaggio quel verbale, in tale contesto, dice il professore Arlacchi, ricordo anche che il dottor De Gennaro già all'epoca mi parlava di contatti ambigui tra appartenenti a Cosa Nostra e Marcello Dell'Utri, che fungeva da anello di congiunzione tra la mafia, il mondo dell'economia e della politica. Allora anche su questo io le chiedo di confermare o di smentire. Guardi, quello che dice Arlacchi su questo punto. Se si parlava con riferimento alla sua attività di analisi e quindi con le esigenze che lui aveva nei limiti del possibile di conoscere risultanze investigative, se sono state risultanze investigative sicuramente avranno fatto oggetto, ma se non sono state, io... Lei non lo ricorda? Assolutamente no. Presidente, per il momento non ci sono... No, un'altra domanda del collega. Ripeto, scusi, signor Presidente, su quel punto, se sono state risultanze investigative io non sto escludendo. Sì, sì, l'abbiamo percepito in questi termini. Esattamente, l'abbiamo percepito in questi termini. No, non vorrei se mi ha espresso male. In esito alle domande e alle risposte in sede di controesame e anche di riesame da parte del mio ufficio, innanzitutto le volevo chiedere, completando questo argomento, Arlacchi era stato nominato consulente di quale ministro? Scotti. Ministro degli interni. Grazie. A quando risaliva questa? Beh, siamo fine 90, inizio 91, quel periodo lì. Venne confermato questo incarico, comunque rimase tale anche quando il ministro dell'interno diventò il senatore Mancino? Penso di sì, ma penso di sì. Sembrerebbe di ma ci sarà un decreto. Senta, lei ha parlato. Mi pare che è stato per un periodo lungo, fin tanto che poi o non è stato destinato ad altro incarico, o forse si è candidato alle elezioni, non sono ricordi molto lontani nel tempo. Lei, rispondendo ad una domanda di un difensore, ha detto di non avere mai appreso o commentato in ambito istituzionale i comportamenti o condotte del colonnello Mori che fossero, diciamo, improntate alla correttezza istituzionale. Io faccio una domanda un po' più specifica, anche dato il suo antico risalente rapporto col dottor Falcone, quello che lei disse anche nell'immediatezza della bomba ritrovata alla Daura. Lei ha mai appreso anche eventualmente dalle notizie di stampa relative a quanto sancito in sentenze definitive o eventualmente appreso da altri e commentato con altri le dichiarazioni del colonnello Mori sulla asserita inidoneità del congegno esplosivo ritrovato alla Daura a provocare la morte di chi che sia? È stato mai, lei ha appreso di queste dichiarazioni che poi formarono oggetto anche di una polemica con l'ufficio dell'Alto Commissariato? Comunque sono consacrate anche e valutate in un certo modo in una sentenza definitiva della Corte d'Assise di Caltanissette? Io non ho ricordo esatto del riferimento con colonnello Mori, mentre ho ricordo abbastanza datato di una discussione con un artificiere che aveva fatto esplodere in modo non forse un po' frettoloso il congegno, per cui non si era potuti esattamente risalire alla potenzialità o capacità del congegno di essere attivo, però questo non escludeva dal punto di vista mio che quello fosse un attentato con grosse potenzialità, però io ho il ricordo, mi sono fatto una domanda, di questa parte di un artificiere, adesso non... Per caso Marcello Pinino, dei Carabinieri? Forse era un artificiere, comunque un artificiere. Ma queste discussioni lei le ebbe con Giovanni Falcone, ancora in vita con Giovanni Falcone appunto? O... Ma è possibile. Invece sulla mia domanda non riesce a ricordare nulla. No, di queste dichiarazioni in questi termini. Nemmeno di avere, diciamo, appreso... Forse l'ho letto, ma perché devo dire una cosa che non... le chiedo, non... di cui non sono sicuro. Senta, una domanda di specificazione. Lei ha parlato a proposito del contenuto della informativa del 12 agosto dello SCOT, firma del dottor Manganelli, informativa indirizzata alle procure della Repubblica, di una sorta di anticipazione in una nota interna del giugno 93 da parte dello SCO diretta a chi? Guardi, consigliere, io ce l'ho questa nota, quindi se vuole posso essere molto più preciso. Siccome mi era stato chiesto se c'erano state proprio in relazione a quell'obbligo informativo a cui più volte abbiamo fatto riferimento, è stato ritrovato un appunto riservato
indirizzato al direttore centrale polizia criminale, che in quel tempo era certamente il prefetto Rossi, a firma del dottor Manganelli, che ho consapevolezza che non alla mia attenzione, ma sicuramente all'attenzione dell'ufficio è arrivato, perché c'è la notazione colonnello Tomaselli fare stralcio per gli atti, qualcosa firmato dal dottor Migalizio, quindi è del 27 luglio questa notazione, in cui già però si riferisce a incontro con la nota fonte informativa, che evidentemente era nota al prefetto Rossi, ma non certamente a me, in cui si dice a un certo punto i palermitani avrebbero interesse a creare il panico, forse per costringere le istituzioni a trattare con Riina dopo l'ennesima autobomba. Quindi di questo io ho avuto cognizione e su questo riferisco. E quindi in questi termini evidentemente l'ufficio, ecco perché più volte ho cercato di far capire, ma ogni volta viene ricondotta alla mia persona, io ringrazio di questa attenzione, ma che andava agli uffici, gli uffici evidentemente erano autocognizione. Voi come dia la ricevete il 27 luglio? Ma guardi, io non so quando l'abbiamo ricevuta, io so che c'è qua una data, 27 luglio, colonnello Tomaselli fare stralcio, mi pare di leggere per gli altri atti o per gli altri fascicoli, firmato Michelizio, 27 luglio 93, con un timbro. Senta, nella stessa nota mi è parso di capire... È il 4 giugno 93. Dalle sue risposte precedenti si fa riferimento ad una qualche divergenza di opinioni all'interno della Cosa Nostra palermitana? Sì, ma c'era nella nota di agosto, no? No, io volevo capire a giugno quali sono le rappresentazioni che con questa nota interna vengono prospettate a qualcuno. Quindi nell'ambito della polizia criminale, io solo ricordo. No, parla degli assetti di Cosa Nostra, ecco. Attuali assetti di Cosa Nostra, quindi la fonte informativa riferisce. In provincia di Palermo ci sarebbe da registrare una decisa spaccatura che potrebbe preludere ad una guerra tra una fazione più moderata e una più sanguinaria. Non ci sono riferimenti a nomi? No, questo... E questa? Vabbè, io vorrei che questa nota, previa esibizione alle parti, ma noi, ancora prima di vederla, fosse acquisita al fascicolo per il dibattimento. È venuto fuori oggi l'argomento in maniera, penso, abbastanza significativa. Cioè, ci sono osservazioni da parte dei difensori? Signor Presidente, dovremmo prima vederla, però prima ancora io sulle domande che ha fatto il Pubblico Ministero... Sì, ora adesso le do le parole, intanto mi volevo soffermare sulla nota, quindi se il dottore De Gennaro ce la può lasciare a disposizione, se ne ha altre copie, non lo so. No, certo, Presidente, scusi, Prego. Si fa questione perché qui si parla di una fonte confidenziale, quindi va sentito Rossi, va chiesto a Rossi. No, questo è un altro, lei sta spostando su un altro tema. Stiamo parlando della nota della Criminal Poll, mi pare. Dottor Manganelli. Del dottor Manganelli, quindi è questa. Ma la nota fa capo a una fonte? Io non ce l'ho davanti, come ha detto l'avvocato Emilio. Ah, ce l'ha quello che senso. Cioè, mi riservo, ma se si parla di fonte confidenziale va sentito l'estensore, mancando il povero dottore Manganelli vedremo il da farsi, ma se si parla di confidenti, Presidente, lei mi insegna perché non è utilizzabile il dato. Lei sta parlando dell'utilizzazione di quel documento, che è una cosa diversa dall'acquisizione, e poi l'utilizzazione avverrà ovviamente nel rispetto alle norme di legge. Ma è suggestivo far vedere ai giudici qualcosa che non si può utilizzare, diciamolo chiaro, no? Magari mi sbaglio, ma non è. Mettendo, siccome c'è stata anche una richiesta dell'avvocato Milo di esaminarla prima di pronunciarsi, la mettiamo al momento a disposizione delle parti. Vi chiederò di pronunciarvi e poi la Corte deciderà se acquisirlo o meno. Lei formulerà le sue considerazioni e all'esito anche di quelle la Corte provvederà. Al momento è acquisita, messa a disposizione qui, presso il cancelliere, chiunque potrà esaminarla anche nei prossimi giorni per poter esprimersi e pronunciarsi anche all'udienza successiva. Ovviamente prima di porre l'ultima domanda al prefetto De Gennaro, l'intento del pubblico ministero e la richiesta di acquisizione è motivata dal fatto che attraverso questa produzione si vuole semplicemente provare ciò che era stato rappresentato ad autorità istituzionali. Non è qui importante, non è che si vuole utilizzare il contenuto, in questi termini l'avevamo già ben compreso. Dall'intervento dell'avvocato sembrava giocarsi su un piano diverso che non è quello su cui vuole portare il discorso processuale il pubblico ministero. Mi pare di averlo già precisato rispondendo all'avvocato Ciamperoni, che evidentemente non si discute qui del contenuto, ma di un dato oggettivo, che è quella della comunicazione antecedentemente alla data anche degli attentati, perché mi pare di aver capito del 27, della prospettazione di un'esistenza di una fonte che riferiva a determinati fatti, ma non è il contenuto di quello che riferiva, che rileva. E allora, andiamo avanti con l'ultima domanda del pubblico ministero e poi passiamo al difensore. Lei ha fatto riferimento, rispondendo ad una domanda, se non ricordo male, di uno dei difensori.
ad una fuga di notizie che portò alla pubblicazione sulla stampa del contenuto, di parte del contenuto della nota della DIA del 10 agosto 1993. Sì. Siamo molto interessati ad approfondire questo argomento, nel senso vorremmo innanzitutto capire, se lo ricorda, se l'ha ricostruito sicuramente, si verificò quindi una pubblicazione, intanto per estratto, per riassunto, e di quali contenuti di questa nota? Allora, fu pubblicata su Repubblica con uno o due articoli. Naturalmente era una nota che aveva una valenza di riservatezza, soprattutto in ragione del fatto che erano ipotesi di lavoro destinate agli addetti ai lavori. Questa pubblicazione, che non era integrale, ma insomma adesso è una memoria passata, ma sicuramente significativa, determinò anche naturalmente la richiesta da parte della Commissione Stragi di chiarimenti, perché tra l'altro adesso, dopo tanti anni, consigliere, se era già stata mandata o no alla Commissione Antimafia dal Ministro Mancino quando questa notizia fu pubblicata sui giornali, basta andare a vedere e riscontrare le date. Ma quello che sicuramente ricordo è che io fui chiamato dalla Commissione Stragi a dare conto e ragione del fatto, tra l'altro, che questa nota non fosse stata indirizzata alla Commissione Stragi. Io spiegai allora, così come ho provato a spiegare in più riprese, quale fosse l'obiettivo, la valenza, la motivazione di questa nota, signor Presidente, quindi che non aveva come interlocutori naturali o destinatari le autorità, cioè il Parlamento o le istituzioni parlamentari. Lei ha detto non riesce a ricordare se la data di pubblicazione degli articoli è successiva a quella della data di trasmissione da parte del Presidente Mancino al Presidente della Commissione Antimafia Violante. Io le chiedo, riesce a ricordare se la data di pubblicazione è antecedente o successiva rispetto alla data di trasmissione che poi è contestuale al 10 agosto da parte sua al Ministro dell'Interno Mancino? Quella sicuramente è successiva, però se vogliamo cercare, posso essere utile, mi pare che rispondendo a un'altra domanda, signor Pubblico Ministero, ho detto, interpretando la trasmissione del documento alla Procura di Palermo che ne aveva fatto richiesta, che è verosimile che la Procura di Palermo ne avesse avuto cognizione attraverso questa fuga di notizie. Quindi, se ricordo bene dalla domanda dell'avvocato Miglio, era il 1° settembre la data di trasmissione alla Procura della Repubblica, se capito bene, se lo ricordo bene, quindi la fuga di notizie deve essere sicuramente antecedente, se la mia interpretazione è esatta. Quindi sarebbe tra il 10 agosto e il 1° settembre. Lei più vicino al 1° settembre che al 10 agosto. E lei, e così possiamo tentare di recuperare altrimenti un dato che lei oggi comprensibilmente non ricorda nella sua precisione, lei venne sentito dalla Commissione Stragi quando? L'ho già precisato. 15 settembre, l'aveva già settembre, lo ricordo bene perché fu su un'audizione che durò diverse ore. Non ho altre domande. Allora, avvocato mio.